stavo ripassando. Ci sono. Ciao amici di Screenworld, bentornati qui a Lavaland, la rubrica dove ogni martedì scaviamo nei misteri e nel potere dell'animazione e non solo. Vi invito come sempre ad iscrivervi al nostro canale e ad attivare la campanella per non perdervi nessuno dei nostri video. Ed ora, zaino in spalla, borraccia piena e pranzo al sacco, si parte per strani mondi! Non accettate i falsi. Esigete sempre e solo video originali Lavaland. Se ascolti attentamente, lo senti arrivare. Tranquilli, non è pericoloso. Non morde, ma potrebbe lasciare il segno. Sto parlando del 61esimo classico Disney che sfonderà le porte dei nostri cinema domani, il 23 novembre. Per un film come questo, signore e signori, vi voglio preparati. Perché si percorreranno i sentieri impervi del cinema iconico. Si compiranno viaggi nelle profondità dei rapporti umani. E ci verrà voglia allo stesso tempo di passato e di futuro. Proprio per questo ho preparato una specie di manuale, come quello delle giovani marmotte. Con 5 cose che dovete sapere su Strange World prima di attraversare le soglie delle sale cinematografiche. Prendete appunti, che poi interrogo. Numero 1. Scopriamone un po' la trama. Solo un pochino, niente spoiler, tranquilli. Siamo nel più tradizionale film d'avventura, laddove un'imprevedibile missione irrompe nella vita più o meno tranquilla di Searcher Clade, un marito e padre di famiglia devoto, a sua volta figlio di un famosissimo esploratore scomparso anni prima. Inutile dirvi che Searcher sentirà immensamente il peso del nome del padre, soprattutto quando la sua vita verrà sconvolta da un improvviso viaggio in terre inesplorate ed infide. Infatti, quando si vedrà catapultato al di fuori della sua quotidianità, del suo mondo ordinario, il nostro eroe perderà la sua sicurezza in se stesso, vedendo vacillare le sue certezze ed il ruolo di membro molto stimato della comunità in cui vive. Insieme a Searcher partirà anche suo figlio, il che contribuirà solo ad aumentare le preoccupazioni del nostro, che si sentirà in dovere di dimostrare che farebbe di tutto per la sua famiglia, anche in luoghi misteriosi e stranieri fuori dal suo controllo. Con lui alcuni amici. Scusate, non ho resistito. Numero 2. Strange World è un film ruffiano, un mood molto di moda ultimamente, e andrà a premere tutti i tasti della nostra nostalgia e andrà a mostrarci uno straordinario patchwork composto da tutte quelle citazioni che noi cresciuti a pane e cinema conosciamo molto bene, forse anche troppo. Guardiamo giusto un secondo il titolo, non vi ricorda niente? A partire da due parole che vicine strizzano molto l'occhio al fenomeno televisivo degli ultimi anni. Il font che Disney ci propone ci sbatte in faccia la realtà. Strange World è frutto di una notte di passione tra Indiana Jones e DuckTales, geneticamente modificato per risultare irresistibile a noi bambini mai troppo cresciuti e mai e poi mai stanchi di certi prodotti leggendari. Questo 61esimo classico Disney è a tutti gli effetti un film d'azione ed avventura. Ce lo dice uno dei registi, Don Hall. Ho sempre amato le grandi storie d'avventura. Soprattutto quelle in cui degli esploratori scoprono un mondo nascosto di cui nessuno conosceva l'esistenza fino a quel momento. Un amore per l'avventura è il suo che affonda le radici nei racconti di Jules Verne, soprattutto in titoli come Viaggio al centro della Terra, 20.000 leghe sotto i mari e Il giro del mondo in 80 giorni. Ci bastava? No, non ci bastava. Passeggiando per questo nuovo mondo disneyano riconosceremo le orme di film come Jurassic Park e King Kong. Quest'ultimo insospettabile e principale fonte di ispirazione per Strange World, passando però anche dalle atmosfere più aliene di Star Wars e del più contemporaneo Avatar. Ma non stupitevi se prestando particolare attenzione le ambientazioni vi faranno sentire all'interno di un organismo vivente, quasi come se stessimo camminando in una puntata di Esplorando il corpo umano. Ma se vogliamo dirla tutta, per certi versi, potremmo sentire anche il profumo di un inaspettato ritorno al futuro. Perché numero 3, ancor prima di essere un film d'avventura, Strange World è un film sulle generazioni a confronto e sul difficile rapporto padre-figlio. Per raccontarvi com'è nata quest'idea, evoco ancora una volta le parole esatte del regista, Don Hall. Questo progetto è nato da alcune riflessioni personali sui miei figli. Soprattutto immaginando che tipo di mondo erediteranno. La domanda da cui sono partito è stata: in che modo si differenzia dal mondo che avevo ereditato da mio padre?
In sostanza, Strange World racconta di tre generazioni a confronto e della difficoltà di trovare un posto nel mondo. Un mondo che cambia davvero troppo in fretta. Ed è un po' la chiave di lettura che Disney ci propone ultimamente, abbandonando il focus storia d'amore che però a quanto pare sta cominciando a mancare un po' a tutti, per abbracciare la scoperta dei conflitti familiari, dove le adolescenze conflittuali dei figli nascono dal rifiuto che i genitori possano commettere errori, rivelando in quanto esseri umani la loro inadeguatezza, e dove i genitori da parte loro ripongono dei figli delle aspettative davvero troppo opprimenti, diventando un insostenibile fardello che spesso e volentieri li accompagnerà per tutta la vita. Ogni artista che si rispetti insieme ad un nata creatività deve essere sostenuto anche da una forte motivazione. E quale potrebbe mai essere quella degli autori di Strange World? Ce lo dice il secondo regista, Qui Nguyen. Beh, i nostri figli sono una delle principali ragioni per cui facciamo questo lavoro. E non dobbiamo assolutamente dimenticarlo. Questa è la storia che io, Don e i nostri personaggi stiamo vivendo. E a proposito di questo, numero 4, le voci di Strange World. A doppiare in originale il protagonista Searcher Clade è lo straordinario Jake Gyllenhaal. Scusate se ogni tanto fangirlo un po', che ha accettato di prestare la sua voce solo dopo aver letto la sinossi della pellicola. A prescindere dall'ambientazione sicuramente spettacolare, si è innamorato dei due focus principali, che sono appunto i gap generazionali e il rapporto padre-figlio. Nella nostra versione ascolteremo Marco Bocci, attore italiano alla sua seconda esperienza nel doppiaggio. Il padre di Searcher, Jaeger Clade, che incontreremo nel corso dell'avventura, è doppiato da Dennis Quaid, un altro volto noto del panorama hollywoodiano. Ma noi italiani siamo stati quasi più fortunati. Francesco Pannofino, la mia comfort voice. E immagino di non essere la sola. Nel voice cast originale abbiamo anche Lucy Liu, che doppia Callisto Mal, presidentessa di Avalonia, la città dove vivono i protagonisti. Ma abbiamo detto che per cominciare questa avventura occorrerà lasciarsi casa alle spalle. Grandioso! Dov'è che andiamo? Numero 5. La progettazione di questo strano mondo. Presentandoci un titolo come Strange World, i Walt Disney Animation Studios ci fanno una promessa precisa. Il film non avrà certo un look scontato o visto e rivisto, e dovrà senza scuse lasciarci a bocca aperta. Gli autori per questo sono partiti da qualcosa di inaspettato, lasciandosi ispirare dalla Pulp Fiction, ovvero lo stile adottato da un certo tipo di riviste in voga tra il 1896 e la fine degli anni 50. Lo scenografo Justin Cram afferma: ci siamo divertiti molto a ideare tutte le parti di questo strano mondo ispirandoci alle copertine di quelle vecchie riviste. È stato stimolante vedere come gli autori di quell'epoca immaginavano il futuro. Spesso c'erano delle astronavi e degli alieni. È stato un ottimo punto di partenza. Sono proprio curiosa. I principali luoghi che vedremo in Strange World sono tre, ognuno con una diversa tavolozza cromatica. Per Avalonia, nome ispirato ovviamente all'isola leggendaria dei cicli arturiani, gli autori hanno spinto sulle tinte calde, suggerite dall'idea di rendere questo un luogo utopico, accogliente, rassicurante e assolutamente nostalgico. Vedremo infatti come gli scenografi hanno incastonato sapientemente l'architettura moderna a quella antica. Per la fattoria della famiglia Clade vedremo il tutto colorato di tinte intense e fredde, come il blu ed il verde. La sensazione che dovremmo percepire, secondo gli autori, è quella di un luogo senza tempo, un focolare domestico pieno di bei ricordi. Per realizzare questa visione, Cram si è ispirato alle pellicole Kodachrome degli anni 30 e 40, per cercare di potenziare la componente emotiva delle scene ambientate nella fattoria, tra Jaeger e suo figlio Searcher. E poi c'è lui, lo strano mondo. I colori, lì, sono completamente matti. Tutto è stravagante, inedito, extraterrestre. Le creature che incontreremo sono estremamente bislacche, il cielo non è blu e il verde non esiste. Toto, ho l'impressione che non siamo più in Kansas. Ma a Disney non avevano tenuto in considerazione quella che sarebbe stata la sfida più grande. Un mondo così spettacolare e prepotente non rischia di mettere in secondo piano la trama conduzione familiare di fondo? Sì, c'è stato un momento in cui questa produzione ha rischiato il punto di non ritorno, ma il messaggio che si voleva raccontare era davvero troppo importante, perciò i personaggi hanno ritrovato la loro posizione di rilievo. Sarà solo attraverso i loro occhi che vedremo la meraviglia di questo mondo straordinario. Non ci resta che aspettare domani per scoprire se tutte queste promesse verranno mantenute. Si conclude l'ottavo appuntamento con Lavaland, un viaggio nella magia dell'animazione. E queste erano le 5 cose che dovete sapere prima di vedere il nuovo classico Disney, Strange World, in uscita domani nelle sale cinematografiche. Come sempre attendo di sapere la vostra nei commenti e tornate qui per farci sapere cosa ne pensate del film una volta visto. Grazie per essere stati qui con me, ci vediamo il prossimo martedì, sempre qui sugli schermi di Screen World.